con Emiliano parliamo, diciamo, del luogo di quest'anno per quanto riguarda retrovie italiane, che è il 68, un 68 però rivisitato attraverso appunto la carta, no? Quindi sia la carta, diciamo, un tipo di carta, come dire, di cartacea, di produzione cartacea, che è legata proprio a qualcosa che non è propriamente sessantottina, come quella di Cineromanzi, e poi invece il discorso, che è un discorso ampio, è già sondato, ma che non si smette mai di sondare, ed è giusto sondarlo in questa occasione, delle riviste. Quindi, per quanto riguarda invece il discorso del Cineromanzo, forse un legame c'è con il 68 cinematografico, non tanto con la produzione o col tipo di produzione che c'è stata in Italia, anche se di questo ne possiamo parlare, legata proprio al consumo popolare del cinema, che aveva bisogno evidentemente di succedani, di qualcosa appunto che, o di fetici, chiamiamoli pure, che erano quelli appunto relativi a questo mondo editoriale che in Italia fu ricchissimo e che cominciò forse allora anche a esplodere in qualche modo, il boom cinematografico dell'editoria legata al... E poi cambia, diciamo, si passa dalla stagione, che se vogliamo è quella anche del cineromanzo, che è quella del fino ai primi anni 60, direi, a una stagione, come dire, quella dell'editoria più impegnata, fino ad arrivare, per dire, negli anni 70, nel 74 esce il primo numero del Castoro, che va anche in edicola, ricordiamo i librettini quadrati del Castoro Cinema. Però vengono distribuiti in libreria, in biblioteca, quando rifaceva ancora la Nuova Italia. E poi, invece, per quanto riguarda il 68, direi che c'è l'ultima fiammata, che è legata al, come dire, all'ampliamento del visibile, cioè sostanzialmente all'erotismo, alla violenza, il momento per esempio di Cinesex, no? Che sono relative a dei, come dire, alla censura. Il 68 è anche un momento clou per la censura, anzi direi proprio il 1969, cioè c'è un momento in cui c'è uno scollamento fra il paese reale, come si dice, e le istituzioni, e addirittura nel 68, nel 69, ricordo, c'è la dimissione dei componenti della commissione di censura per protesta contro i pretori che sequestrano i film e che addirittura vogliono incriminare la commissione di censura stessa, non solo gli autori dei film, ma la commissione di censura, per avergli dato il visto. E quindi si dimettono tutti dicendo: ma scusate, ma a che gioco giochiamo? Questo per dire proprio il grande scollamento, poi arrivano i grandi scandali, come dire, cinematografici, legati soprattutto all'erotismo. Cinesex, che è forse l'ultimo grande cineromanzo di grande diffusione, punta su quello, punta sull'erotismo e a volte anche su quello che il cinema non ci fa vedere, perché alcuni di quei cineromanzi hanno anche delle sequenze o delle angolazioni che nel film non ci sono. E famoso è l'esempio di Ultimo Tango a Zagarolo, dove vengono inserite nel fotoromanzo appunto del film, vengono inserite delle sequenze non hard, ma insomma sexy, allora si chiamavano, che appunto che non c'erano poi nel film. Poi ci sarà Ultimo Tango a Parigi, che avrà proprio un librettino, invece, perché già la stagione dei cineromanzi è morta e c'ha proprio un librettino. E anche il cineromanzo, che è l'ultimo, l'ho portato anche, poi te lo farò vedere, è l'ultimo dei, diciamo, delle collane, un lato di lato side, edizione. Ah, ecco, il libricino, sì. No, perché c'è anche un fascicolo, esce un fascicolo con appunto le foto del film, il racconto del film. Sì, lato side, sì, come cineromanzo. Volumetto, ed è un cineromanzo che viene realizzato a partire da una copia pirata di un Super 8, perché allora
la mia generazione, per esempio, vide Ultimo Tango a Parigi, riuscì a vederlo, noi ancora non avevamo 18 anni, e riuscì a vederlo in Super 8, cioè girava una copia pirata in Super 8 e questa copia pirata in Super 8 veniva affittata, perché allora si noleggiavano in Super 8, e quindi vedemmo a casa con il proiettore nostro, eccetera, questo Ultimo Tango a Parigi, che allora era un film, una meta irraggiungibile per chi non aveva l'età per poterlo vedere. E questo cineromanzo, che fa parte di una collana dove c'è anche, per esempio, Casablanca, c'è Gilda e c'è anche una, credo adesso non mi ricordo se Goldfinger, comunque insomma, uno dei film cult del primo 007, e poi basta, poi alla fine questo insomma, segnò forse una delle ultime collane, insomma. Sì, perché finisce quel... erano anche, tra l'altro, ovviamente legati al pubblico dei fotoromanzi, no? E quindi c'era questo scambio continuo. Lì nel 68 si ha proprio questo passaggio. Ecco, se vogliamo, questi cineromanzi di Cinesex sono anche simbolici di una polarizzazione, cioè non esiste più un cinema popolare nel senso in cui lo erano, che ne so, Catene o I Pompieri di Vigiù nei decenni precedenti, perché negli anni 70 Malizia o Ultimo Tango a Parigi o Il Decameron o non so, L'Uccello dalle Piume di Cristallo non sono popolari nello stesso senso in cui lo sono appunto lo possono essere Catene o Pane, Amore e Fantasia. Diciamolo, era arrivata la televisione e quindi in qualche modo il cineromanzo, come tu hai sostenuto fra l'altro in un libro che è uno dei pochissimi libri sul cineromanzo che ci sono, che sono in Italia, appunto, che in qualche modo il cineromanzo sostituiva, o precedeva naturalmente, precedendola, la fruizione televisiva, no? In qualche modo, era lo stesso meccanismo. Certo, era, come dire, era un piccolo schermo in un certo senso. Schermo. E poi soprattutto era un piccolo schermo di un certo tipo, era un piccolo schermo soprattutto, non ci sono studi sul pubblico dei cineromanzi, ma sostanzialmente, per quel che se ne sa, femminile, e dunque legato al feuilleton, al romanzo d'appendice. Era un immaginario melodrammatico, e la cosa interessante è vedere quanto questa sorta di imbuto melodrammatico poi riuscisse a ingoiare dei film molto diversi, per cui c'era il cineromanzo di La paura di Rossellini o del Grido di Antonioni o addirittura dell'Avventura, cioè di film che veramente, però trasformati in cineromanzo, risaltavano degli elementi melodrammatici che invece erano magari stati in qualche modo essiccati dai registi. Se uno vedessi il cineromanzo dell'Avventura, ovviamente ha una quantità di dialogo doppia del film, perché nel cineromanzo devono parlare, non possono stare lì in giro a chiamare Anna, così, insomma. Questo ci porta un po' al discorso che in qualche modo sembra soltanto liminare, ma invece appunto, forse arriviamo attraverso questo al cuore del discorso sul cinema del 68, su come era percepito quantomeno allora il cinema, come qualcosa appunto che stranamente io ho sostenuto, ma non sono l'unico a sostenerlo, che non si tratta appunto di un rapporto che oggi appunto si definisce o comunque forse viene mantenuto di cinefilia pura, anzi al contrario, in fondo una delle frasi chiave di allora era quella rosselliniana: il cinema non è importante in qualche modo. Questo non significa che il cinema non fosse al centro del discorso, di qualsiasi discorso, sia delle riviste, abbiamo visto come una rivista come Filmcritica per esempio, che noi proprio eleveremo ad esempio, no? Dove appunto nei numeri, nelle annate che precedettero il 68, era legata non soltanto al cinema ma anche ad altre pratiche come il teatro, come la letteratura ovviamente, e poi diventò specificatamente cinematografica, ma sempre in maniera appunto affrontando il cinema dal punto di vista filosofico, da altri punti di vista, insomma scrivevano anche il contributo, cioè Armando Plebe per esempio, un noto filosofo italiano che pubblicava, popolare. Cioè, quindi questo rapporto col cinema appunto che in qualche modo era al centro, ma non era, era un viatico molto spesso di altre pratiche, almeno per la mia generazione fu questo, fu un mezzo per poter accedere alla cultura in generale. Ma poi soprattutto per il 68 secondo me c'è questo fatto che il cinema è molto utile per capire come si arriva al 68. Esatto. Cioè, se uno
deve partire dai primi anni 60, cioè non capisce veramente il 68, semplificando, senza le Nouvelle Vague, no? Mentre da quando si passa alla politica, ai movimenti e poi alle ideologizzazioni successive, il cinema è meno, non c'è un cinema del 68 in Italia, men che meno, c'è un cinema che in qualche modo lo prepara e lo spiega da prima, è molto, molto significativo, cioè c'è... Ci sono poi, se no, dei casi interessanti ed estremi di registi che addirittura in quanto tali si negano una volta che arriva il 68, da Godard a Bellocchio, no? Sì, sì. Proprio si, in qualche modo si suicidano come autori. Io ho tentato disperatamente di fare un montaggio che venerdì presenteremo, appunto il 68esco del cinema italiano, si salvi chi può, un titolo godardiano, eccetera, ma che comunque appunto testimonia di questo, anche dal punto di vista proprio cronologico, molto, molto spesso i film più che sembrano più entrare nel corpo di quell'epoca, di quell'anno cruciale, poi in realtà sono film realizzati 5 o 6 anni prima o dopo, per esempio, uno dei film più sessantotteschi, per esempio, in qualche modo per me, attenzione, Dillinger è morto. Certo. Ma Ferreri che viene dopo il 68. E te ne direi un altro. Forse il vero film del 68, paradossalmente per l'Italia, è Nostra Signora dei Turchi. Nostra Signora dei Turchi. Un film fatto, appunto, come dice lui, come diceva Carmelo Bene, in spregio a tutti i maggi italo-gallici socialmondani. Cioè, totalmente. Però è un film che in qualche modo... Se invece vogliamo capire... C'è tutta la produzione che è importante non dimenticare dell'underground. Certo, c'è Schifano, sicuramente. Per esempio, un film fondamentale, mi ricordo anche allora, per esempio, che veramente fu un momento sessantottino per quanto riguarda la percezione del cinema, fu Transfert per camera verso Virulenzia, sì, dove peraltro di Alberto Griffi. Ma Griffi è un altro caso paradossale, cioè per esempio Griffi è uno che il 68 lo fa in galera, sì. Cioè lui fisicamente nel 68 non c'è. Perché lo arrestano e quindi però c'è il prima e c'è il dopo. Per avere tra l'altro consumato della marijuana, diciamo. Per aver consumato della marijuana, no, nemmeno per essere stato, uno lo aveva accusato di essere stato uno, in realtà... Pare che lui fosse abbastanza inviso alla magistratura e polizia per essere uno dei grandi sostenitori invece di Braibanti. Appunto, lui, Braibanti, io stavo proprio appunto, citando. Cioè lui era un... Qui quando noi in una sede come questa, in un festival come questo, in un luogo come questo... Il caso Braibanti è un'altra cosa pre-sessantottina importante, cioè Braibanti che uno... Tra l'altro è interessante vedere, Braibanti è Piacenza, certo. Piacenza sono i quaderni piacentini, è Marco Bellocchio, cioè c'è una sorta di... E poi ovviamente anche i film di Aprà. È il caso Braibanti, uno dei casi clamorosi proprio che partono da prima del 60. E questo Transfert, quello di cui dicevo, proprio fa parte di un... è la ripresa sostanzialmente, o meglio la messa in forma di un esperimento teatrale proprio di Braibanti, che peraltro appunto è qui il mescolamento fra cinema, teatro, pratiche appunto artistiche anche, ecco questo, forse non lo so, ecco questa sorta di ampliamento di prospettiva che il cinema dava, forse è questo lo spirito 68. Sì, e rimane, però non è un caso che sia appunto un underground, sì, che sia cronologicamente un po' sfasato. Griffi, come dire, sta agli albori con, non so, un Verifica incerta, sì. E poi l'altro grande film per capire il 68 che viene dopo è Anna. È il film che chiude tutto, esatto, che spiega e che chiude tutto, cioè, sicuramente è quello. Non c'è il cinema, non c'è un pugno in tasca veramente del 68, non c'è un prima della rivoluzione, appunto c'è un prima della rivoluzione, ma non c'è durante. C'è un altro film, forse, che è proprio 68-68, o meglio, sono due, che sono Partner di Bertolucci e l'altro, quello di Pasolini, che però è un discorso a parte, che non so fino a che punto possa essere. A me è piaciuto, per esempio, in questo montaggio, istintivamente sono andato a cercare tutte le scene funerarie dei film, perché per esempio il cinema del 68, per esempio, una caratteristica del cinema, non so perché, dico, c'era appunto, era pieno di funerali. Io ho preso, per esempio, da Sbatti il mostro di prima pagina, c'è il funerale di Gian Giacomo Feltrinelli, anzi è una delle scene iniziali, c'è il famoso... Esatto, in alcune scene di repertorio c'è un giovane Ignazio La Russa. Ignazio La Russa è proprio all'inizio del film, poi ci sono appunto scene, la scena... funeraria in qualche modo anche di... Poi per il PC... film sulla morte peraltro. Per il PC c'è un altro funerale, come dire, che è quello, esatto, di Togliatti. Togliatti, no? Togliatti. Due film addirittura, perché uno è sovversivo e l'altro... Uccellacci, c'è...
quindi anche lì c'è una sorta di... Però appunto è un cinema che in qualche modo sfiora tutte queste cose e non... E nel cinema popolare, secondo me, se dovessimo cercare qualcosa, io ho una grande simpatia per un film utopistico, simpatico, non un grande film, ma che secondo me è un po' sessantottino, e visto che appunto siamo qua a Palermo, ed è Don Chisciotte e Sancho Panza con Franchi Garcia, che è un grande inno a suo modo, è anche un film del 68. È vero, film del 68. Poi ci sono, ecco, c'è quel versante a proposito di cinema popolare, per esempio, io ho dovuto mettere almeno uno di questi western all'italiano, ma ce sono tantissimi anche... Requiescant, perché è divertente, perché su Requiescant c'è un Pasolini doppiato che alla fine fa quella sorta di diciamo di dichiarazione anche un po' rivoluzionaria, no? In qualche modo da non violento, ecco, da non violento, che però è una linea insomma originale, diciamo, che credo sia italiana, non sia facilmente rintracciabile in altre cinematografie a proposito di queste tematiche. Però in effetti è vero, un film sessantottino per eccellenza, nemmeno in Italia. Ma forse esiste questo film? Ma c'era un cinema militante, c'era nel Terzo Mondo, c'era una cosa, c'era Solanas, c'era Glauber Rocha, c'era ma anche in America in realtà. Però anche lì, curiosamente, negli Stati Uniti, anche lì molti dei film importanti vengono un po' prima, e se volessi, e alcuni di quelli del 68 non sono tra i più convincenti. E uno che già arriva nel 60, beh, lì poi comincia tutto un po' prima, già nel 62 c'è Port Huron, c'è il Free Speech Movement, però nel 69 c'è già un film funerario, che è Les Restaurant, film di Arthur Penn, quello è nel 69, c'è già un grande funerale, una grande elegia del 68, quindi comincia già quasi in diretta a raccontarsi come epopea di come utopia che finisce, secondo una grande tradizione anche americana, quella di Blythe, di Hawthorne, esatto, insomma, è quello che c'è.